un'altra cosa che dobbiamo riconoscere tutti quanti insieme, una cosa ben più importante che tocca da vicino tutti i nostri amici veterinari, ma anche tutti i volontari delle varie associazioni, tutti i professionisti del settore, quindi anche coloro che lavorano a stretto contatto con gli animali tutto il giorno, come per esempio gli educatori cinofili o anche felini come la nostra Giorgia Caterina di Feline, ma anche le persone che hanno degli animali domestici, che vivono delle situazioni patologiche e ce li hanno in casa e condividono con loro il peso di questa sofferenza. Tutto questo ha un nome, si chiama burnout, se ne è occupato un'associazione molto importante come Animalisti Italiani, con un progetto dal nome SADA, ovvero Sostegno Amanti degli Animali. Per capire meglio che cos'è, lo facciamo grazie a un servizio in cui parla la dottoressa Simonetta Salvatori, psicologa e psicoterapeuta che appunto collabora con Animalisti Italiani. Vediamolo insieme. Mi chiamo Simonetta Salvatori, sono una psicologa psicoterapeuta amante degli animali da sempre. Insieme ad Animalisti Italiani abbiamo costruito il nostro progetto SADA, SADA per supporto amici degli animali, per aiutare tutte le persone che ruotano intorno al mondo dei nostri amici a gestire un momento che può capitare di forte impatto emotivo e di grossa difficoltà che non ci permette di andare avanti nel percorso che abbiamo intrapreso. Questo momento si chiama burnout, per definizione è uno stress da lavoro correlato che indica una dissociazione emotiva rispetto alla causa che abbiamo intrapreso. Questo perché avviene? Avviene perché a volte può capitare che per molto tempo abbiamo gestito delle situazioni di dolore, di sofferenza, di malessere riferito proprio all'aiuto verso questi esseri indifesi, e tutto questo l'abbiamo introiettato dentro di noi, quindi ci ha svuotato. Burnout indica proprio un andare a fuoco, non essere bruciati, non avere più l'energia per poter sostenere le scelte che abbiamo intrapreso. Per questo motivo abbiamo deciso di creare delle aule di psicoeducazione all'interno del quale parliamo del burnout e cerchiamo di capire sia i sintomi che ci portano a individuarlo, sia i percorsi che ci possono aiutare ad affrontarlo. Una delle cose che vi posso dire è che indubbiamente è necessario ritagliare dello spazio per noi stessi ed è necessario farlo attraverso momenti di svago, quindi momenti nel quale un pochino dobbiamo allontanarci dalla problematica animalista. Ma non basta solo questo, bisogna anche avere una rete di supporto che ci aiuta, ed è questo un altro dei motivi per il quale abbiamo deciso di sviluppare dei gruppi all'interno del quale le persone possano parlare, confrontarsi e non sentirsi giudicate, quindi capire che quello che sta succedendo è normale, che può capitare, che però può anche essere risolto. Lavorare con gli animali è un motivo di grande gioia, ma a volte può essere un motivo di grande sofferenza. Le statistiche ci dicono che i veterinari hanno 4 volte più probabilità di avvicinarsi a tentativi di suicidio rispetto alle popolazioni normali, e questo noi non lo possiamo permettere, quindi supportiamo chi supporta. Se volete partecipare alle nostre aule potete scrivere a segreteria@animalisti.it. Ecco, è una vera e propria rete d'aiuto, quindi ringraziamo tutti coloro che aiutano, le persone che aiutano gli animali a stare meglio. Quindi vi ricordo che per avere informazioni sul corso o per iscrivervi, direttamente potete scrivere a segreteria@animalisti.it. Grazie mille.